Ciao a tutti e benvenuti a Times Fan, siamo Guri e benvenuti a un nuovo video. Ragazzi, oggi finalmente andremo avanti con questi Hatchimals uova. Ho già fatto un video per voi dove abbiamo fatto un po' di unboxing e oggi invece porteremo l'uovo alla vita, diciamo così. Se non avete ancora visto il primo video, lo trovate nella descrizione, altrimenti nel canale, nella playlist, e poi vedrete il tutto. Bene, allora, questo è il nostro uovo. E si può iniziare. Ho già letto un po' le istruzioni, bisognava fare un po' di cose, come abbiamo visto nell'altro video, come bussare. Sentite poi che risponde. Esattamente. Poi incomincio a fare dei rumori strani. Sì, lo si può accarezzare, scuotere. Bisogna però stare attenti, mi raccomando. Ok, ora dobbiamo semplicemente aspettare finché non dorma. Ok, spostiamo un po', tanto si creperà poi da sopra. Oh, ho fatto qualcosa? Vabbè. Comunque usciranno da sopra i nostri animaletti, ok? Sì, ciao! Sì, certo. Non ho la più pallida idea di quanto ci voglia prima che gli animaletti escano dall'uovo. Nel frattempo vi racconto un po' di cose. Allora, se escono questi animaletti, poi ci sono tre fasi. Allora, la fase baby, dove fa dei rumori diversi, così. Emozioni, per esempio. Poi arriva la fase da bambino piccolo e poi la fase da bambino vero e proprio. Nella fase baby, occupati di noi, dacci da mangiare e tanto altro. Sì, nella fase da piccolo impara a saltare, camminare, ancora la sua personalità, gioca con noi. Sì. Ok, insomma, si possono fare tante cose. Non vedo ancora nessuna crepa. Si può schiacciare un po'. Ops, oh, l'ho rotto. Oh. Ho schiacciato troppo forte. Ok. Allora devo stare un po' attento, eh. Ragazzi, dobbiamo aspettare finché non escano. Ehi. Allora, aspettiamo. Oh sì, succede qualcosa. Oh, arriva una musica. Allora. Ehi. Svegliate? Comunque è arrivata la musica. E si è mosso qualcosa. Ecco, questa musica. Ok. Gli Hatchimals dormono. Allora, aspettiamo ancora.
Succede qualcosa? Si muove qualcosa. Sì. Sentite? Oh, arriva da sopra. Oh, stanno arrivando. Il nostro uovo si è rotto. Oh, si rompe sempre di più. Il nostro Hatchimal spinge. Si sta staccando il primo pezzo di uovo. Oi, 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 oi. Dai, ce la fai. Su, forza. No, oh, lo accarezzo un po', magari funziona. Continua a uscire piano piano. Caduto il primo pezzo. Oh, qua esce un occhio. Dai, ce la fai. E ha smesso. Oh, bisogna un po' di pausa. Sei stanco? E allora aspettiamo ancora. Ok. Ho preso il pacchetto. Ciao. Ehi. Ciao. Dai, esci. Oh, è morbidissimo. Ciao. Sì, certo, ti piacciono le coccole? Oh, oh, oh. Si canta la canzone. Ti buon compleanno. Happy birthday, my chubby chalino! Un certo, ti piacciono le coccole? Posso tirarlo fuori? No, aspettare? Oh, spinge ancora. Schiaccia il nostro naso per far sì che siamo nella baby fase. Oh. Ah, lo posso tirare fuori, ok. Ok, accarezzalo per aiutarlo. Una volta che è uscito dalla parte superiore, potete tirarlo fuori. Schiaccia il nostro naso per assicurarsi che siamo nella fase baby. Ok, ti tiro fuori. Schiacciamo sul naso. Ehi, ciao! Ok, cosa c'è scritto qui? Cosa dobbiamo fare con il blu? Allora, per scaldarlo, scaldare sopra. Ok. Allora, qui comunque incollato. Qui ci sono già le sue ali. Salute! Per scaldarlo così. Ok, cosa c'è qui? Quando lampeggia il blu. Oh, allora dobbiamo prendere l'altro. Ciao. Oh, oh. Oh, succede qualcosa? Ok, quindi ora eccoli qui. Bene. Allora. Ma che succede? Che succede? Ok. Adesso è azzurro. Gemelli, metterli uno vicino all'altro. Così? Ok, succede qualcosa? Gli occhi ora hanno un altro colore. E si muovono un po'. Ok, qui abbiamo
Giallo, quindi spaventarlo. Ma chi è il gemello A e chi è il gemello B? Penso questo sia A e questo B. Ok. Comunque ci sono davvero un sacco di cose da fare. Devo ancora scoprire un po'. Questi sono i nostri due gemellini adesso. Che finalmente sono usciti dal nostro uovo, un maschio e una femmina, come potete vedere dal colore. E devo dire che sono davvero morbidi. Qui sotto li si può accendere e spegnere. Sì, certo. Vedete qui, se ne spengo uno perché mi viene le batterie. Oh, ma come siete casinisti. Qui sopra ci sono dei tasti, me ne accorgo. Bambini, state buoni. Allora, direi, magari farò un terzo video dove giocheremo bene con questi nostri Hatchimals. Però devo dire che è davvero divertente, molto carino. Soprattutto quando esce dall'uovo e poi anche tutte le funzioni che hanno. Quindi, se volete scrivere, vedere altri video, dovrei farlo. Scrivetelo sotto nei commenti, lasciate un mi piace. Questo è il nostro Hatchimals Surprise X. Siamo guru, al prossimo video. Dite ciao, ciao! Ci vediamo alla prossima!